Siamo con Antonella Garipoli, consigliere comunale e soprattutto uno dei leader della maggioranza di Palazzo dei Giurati. Antonella, anche con te parliamo di Taorminarte. Proprio in queste ore si prospetta la possibile presenza di Nino Strano in una delle sedute di consiglio comunale per relazionare sulla fondazione. Secondo te come si concluderà questa vicenda? Quali potrebbero essere le soluzioni? Ma io mi auguro che questa vicenda si concluda felicemente e in breve tempo e che si mettano a tacere tante e tante voci. Tu sai che io sono particolarmente motivata a che questa storia di Tao Arte si concluda felicemente. Sappiamo tutti perché mio padre è stato uno degli artefici, dei progettisti, diciamo, no? Di Taorminarte. E quindi chi più di me crede in una felice risoluzione di tutto. Io spero, anche perché ho sempre creduto che sia giusto che la Regione prenda parte attiva, d'altra parte ha già una parte attiva concedendo i finanziamenti a Tao Arte in questa storia, che non dico finisca tutto a tarallucci e vino, ma che comunque venga sciolto il nodo dello statuto, eccetera, e quindi che Tao Arte finalmente possa pensare semplicemente a strategie di sviluppo e di vincolarsi, diventare fondazione, quindi e di vincolarsi da queste beghe che poi sono delle beghe molto limitate, voglio dire, anche intellettualmente, perché stiamo parlando del nulla. E quindi che la Regione venga a dirimere una volta per tutti questi nodi e che entri a pieno titolo nella fondazione di Tao Arte, continuando a collaborare con il Comune di Taormina per fare vivere, questa struttura. In queste ore un'altra vicenda in primo piano che sembra giungere a conclusione o comunque ad una svolta è quella del lodo in pregiro. Anche qui c'è questa sentenza della Corte di Cassazione, tu che idea ti sei fatta? Noi abbiamo affrontato una campagna elettorale su questo lodo e ricordo che ne parlai nell'ultimo comizio, ho detto, lo ricordo chiaramente come ricordo tante altre cose, per esempio per parlare anche della pretura, della questione della pretura, eccetera. Intanto ricordo una battuta che era di mia nonna, compriamo e non vendiamo nulla, noi inteso come comune di Taormina, e ricordo che riferito al lodo dissi andiamo fino in fondo, cioè non arrendiamoci in questa maniera, anche perché avendo un minimo di esperienza in lavori pubblici riuscivo a capire che forse qualche cosa, qualche tassello non era posizionato in maniera corretta. Sono contenta, assolutamente contenta che sia andata a finire in questa maniera, che anche qui sia stata fatta finalmente luce. Cioè, Taormina, Comune Taormina non deve tutti questi soldi alla ditta, ci sono stati dei disguidi, dei ritardi, eccetera, per carità, ma voglio dire 40 milioni di euro sono 40 milioni di euro. Dico, la gente che aveva seguito questa cosa forse era molto distratta per arrivare a 40 milioni di euro di debito. C'è da ripensare anche a quella vicenda della transazione che si stava per concretizzare E infatti io nel mi riferisco proprio a quello, ma dico meno male. 2006. Siamo stati degli illuminati in questo senso, no? Dico anche il sindaco, voglio dire tutta la coalizione che ha affrontato in questi termini la questione. Credo che sia stata la scelta più oggi, più che mai, ritengo che sia stata la scelta più giusta andare fino in fondo e sciogliere quest'altro nodo. La questione della centralità di Taormina al centro non soltanto delle vicende di Taormina Arte, ma anche dei distretti turistici. Sui distretti turistici è tutto a posto o ci sarà ancora da discuterne? Ma sui distretti turistici, almeno per quello che riguarda il territoriale, spero che sia tutto finalmente definito e sia tutto a posto. Io in consiglio comunale ho sostenuto che non andava perso assolutamente il know-how che il consorzio Taormina-Etna, perché usiamo i termini giusti, che il consorzio Taormina-Etna aveva acquisito in 7, 8, 9 anni di attività.
ma che allo stesso tempo andava garantita, tutelata la centralità della città di Taormina all'interno del distretto turistico. E voglio chiarire, così come ho chiarito anche ai miei compagni di coalizione, di maggioranza, che quando io parlo di centralità di Taormina non parlo di Taormina comune capofila di questo distretto. Io parlo di centralità di Taormina in termini di eccellenza, cioè deve essere la città di Taormina a fornire le menti, perché voglio dire, il distretto Taormina è già un lavoro di eccellenza, in questo deve contribuire la città di Taormina a fornire gli elementi giusti, oltre che i progetti, perché noi dobbiamo dare i progetti al distretto per portarli avanti, dobbiamo fornire eccellenza in questo senso, proprio come mano d'opera al distretto Taormina-Etna per poter andare avanti e contribuire a che il benessere sia una ricaduta su tutto il comprensorio del quale facciamo parte, del quale è inutile negarcelo, siamo già comune capofila per storia, è inutile che ce lo diciamo, non ha importanza però che sulla carta noi siamo comune capofila, ma che riusciamo a dimostrare che in questo senso siamo già un'eccellenza ed aiutare gli altri a diventare, non dico eccellenza, ma a migliorarsi.